Bentornati dai Casa Green con Tecleco.it, seguendo in diretta quanto accade nello spazio appunto di Casa Green, questa idea, questo progetto di modello abitativo, di modello urbano che va nella direzione della sostenibilità ambientale, da quelle che sono le tecniche costruttive ai materiali, in generale insomma a un maggior comfort per quanto riguarda la nostra vita quotidiana, con un'attenzione fortissima all'ecologia e all'ambiente ovviamente. E all'interno di questo racconto, di questa storia che stiamo intessendo ora dopo ora insieme a voi in diretta appunto sul canale di Tecleco.it e sul canale di YouTube, dove potrete poi trovare via via tutti i materiali archiviati, quindi rivederli anche con calma, ci sono tantissime storie di imprese, storie di ricerca che riguardano il miglioramento della qualità delle nostre case, della nostra vita quotidiana per l'appunto. In questo momento ne rappresentiamo due in qualche maniera fra loro collegate, e siamo con il dottor Gabriele Gnomi di Espertia, un'azienda che si occupa appunto di migliorare la qualità in tante maniere, con tanti tipi di tecnologie e di soluzioni, per esempio un sistema di contabilizzazione dei consumi direttamente applicabile all'edificio, mini invasivo, nel senso che l'impianto non viene minimamente intaccato, ma che dà immediatamente la valutazione dei propri consumi e come si può dinamicamente attivarsi per migliorarli e ridurli. E questo in modo modulare, cioè non spendendo tanto in partenza, ma spendendo poco, quindi per la prima attivazione, e poi attivando successivamente le modularità delle implementazioni per ridurre i consumi che mano a mano si decidono di ridurre. Diciamo, e quali così. Tipi di tecnologie possiamo applicare questi metodi? Ah, sono tante le tecnologie, l'energia elettrica chiaramente, il gas, l'acqua, tutto quello che sono i consumi di un edificio comune. Io abito in un palazzo di 6 piani, abito al 6°, purtroppo non ho la mansarda, esatto. Mi piacerebbe. Certo. Io per esempio esatto. Mi arriva una bolletta salata dal condominio soltanto per la valutazione delle scale, ma per esempio per l'ascensore. Sarebbe interessante contabilizzare realmente quali sono i consumi veri degli ascensori, perché in realtà i consumi veri non sono soltanto quelli di funzionamento, sono anche quelli di stand-by. Quindi sapere esattamente quali sono i consumi e sapere come affrontarli sarebbe una cosa molto interessante, e con questo sistema noi sapremo esattamente dove intervenire e come intervenire. Perché poi lavorano in team, non soltanto in team, ma anche esatto. In team queste due realtà, e gli ascensori li ho citati non a caso. È vero che io devo prendere l'ascensore per andare a casa, ma perché Sebastiano Acquaviva, l'amministratore di Encosis, ci diceva prima: noi per esempio dimezziamo la bolletta dell'ascensore. Dicevo sì, ma come? Io orbito al 6° piano, arrivo fino al 3°. Dice no, c'è poco da scherzare, c'è e noi riusciamo a farlo. Di che si tratta? Allora, intanto la Encosis si è posto un problema, quello di migliorare l'efficienza energetica di apparecchi quali ascensori e sistemi di a carico intermittente. Considerando che in Italia ci sono circa 1 milione di ascensori, la cui vetustà spesso è di 30-40 anni, questi ascensori hanno degli assorbimenti non più adeguati alle nuove esigenze del condominio, quindi spendono tantissimi soldi perché sono inefficienti e spesso anche inadeguati. La possibilità per portare a un assorbimento minore sono due: o si cambia l'ascensore con costi esorbitanti, oppure si interviene mettendo a fronte dell'ascensore un sistema di accumulo e recupero di energia. Molti pensano a un semplice inverter. L'inverter aiuta poco, ma non dà questi benefici. Il sistema che ha sviluppato la Encosis è un sistema che consente non solo di abbattere drasticamente la potenza impegnata, quindi un ascensore che oggi ha un'impegnativa Enel di 15 kW lo portiamo a 3 kW monofase, quindi portiamo già il costo della bolletta a circa il 50%. In più, se l'ascensore lo consente, noi recuperiamo l'energia durante la discesa e la ridiamo durante la risalita, quindi parte dell'energia che serve al movimento dell'ascensore stesso viene ripresa dall'ascensore, perché quell'energia altrimenti verrebbe dissipata completamente in sistemi di frenatura. Questo consente di avere che cosa? Che l'ascensore che oggi ha 30 anni, 20 anni, 40 anni o anche nuovi ascensori possono ridurre drasticamente i consumi, ma non solo, ma possono anche ridurre il costo in stand-by, cioè quindi la potenza impegnata e tutto quello che è relativo alla potenza.
Inoltre c'è un altro beneficio nel caso degli ascensori, che è quello di migliorare sicuramente il comfort, perché controlliamo perfettamente il percorso, quindi accelerazione, decelerazione, frenatura, eccetera, cosa che molti ascensori antichi hanno dei comfort poco adeguati. Miglioriamo il posizionamento al piano, ma poi il grandissimo vantaggio è quello di non avere più, in caso di blackout, la fermata dell'ascensore, quindi con tutti i problemi che ne conseguono, ma l'ascensore continua tranquillamente fino ad arrivare al piano che si voleva arrivare senza nessuna interruzione, quindi chi è nell'ascensore non si accorge nemmeno dell'avvenuto blackout. Questo chiaramente in termini di sicurezza è importantissimo, ma la cosa più importante è: si fa efficientamento energetico, ma si risparmia anche tanti soldi, perché spesso non è una conseguenza logica, efficientamento energetico e risparmio economico. Insomma, abbiamo capito come sia importante anche guardare ai nostri ascensori, che a volte li sottovalutiamo, ma può cambiare molto e in maniera importante la bolletta di un condominio, e tutto sommato aiutare a capire anche i condomini come delle tecnologie nuove, dei procedimenti nuovi possono migliorare la nostra vita e a quel punto magari portarli dentro casa. Io ringrazio i nostri ospiti, Gabriele Gnomi di Espertia e Sebastiano Acquaviva di Encosis, e ringrazio soprattutto chi da casa ha avuto la pazienza, sicuramente ci auguriamo il piacere di seguirci. Ricordo ancora, da iCasa Green alla città sostenibile di Ecomo, in diretta su www.tecneco.it, e poi chi vorrà approfondire e vedere tutti i nostri servizi con calma quando vuole sul canale YouTube di Tecneco. Per il momento è tutto e grazie ancora e buona visione.